Buongiorno ragazze, bentornate in un nuovo vlog. Ah, ho passato una nottatina coi controfiocchi e la seconda brutta notte che mi passo. Lo so, dovrei essere a casa, invece sono all'autolavaggio perché dovete capire che ieri Alessandra è uscita da scuola e ha preso un po' di sabbia, non me ne sono accorta, di quella gioco di scuola. E me l'ha sparsa tutta dietro in macchina sul suo seggiolino, per terra. E quindi con tanta santa pazienza ieri non ce la facevo, poi avevo lei, non volevo farle prendere freddo, ma stamattina ho lasciato i bimbi a scuola e sono venuta un secondo, tanto non è così lontano da casa. Le ho dato giusto un'aspirata e mi è bastato un gettone, vi dico la verità, ed è già pulita. Ho passato i pannetti, quelli per i cruscotti, che mi piacciono un sacco, sia per il profumo che per l'efficacia. E li prendo sempre da Lidl, sono della V5, questo qua. Hanno un buon profumo, non costano tanto e fanno il loro dovere. E basta, adesso mi do una rinfrescata io giusto alle mani perché ho pulito. Anche queste hanno un ottimo profumo e non costano tanto, sono della Carrefour Soft, mille usi, e le uso quando appunto Ale si sporca, le tengo sempre in macchina perché con lei bisogna sempre essere pronti. E niente, adesso le lascio un po' qua così profumano anche un po' la macchina. Poi appena trovo un'offerta vorrei riprendere questo, il mio profumo preferito. E il profumo auto nuova si sente, adesso è finito, però mi piace un sacco, però è molto molto delicato, non è un profumo forte, quindi se cercate profumi che si sentano belli strong, non è il profumo adatto a voi. E basta, adesso vado a casa, ho già fatto i letti come al solito, cosa ve lo dico a fare, ho già fatto i letti, devo solo far colazione e poi mi riposo un pochino di nuovo, tanto altro non si può fare. Quindi faccio, magari piego un po' di panni, devo sistemare un po' di pannetti, di vestiti, perché con il fatto dell'asciugatrice che fa in fretta, a volte, specie se c'è qualcosa che non sto bene, si accumula, si accumula, si accumula. E quindi devo iniziare a sistemare un po' di abbigliamento e quindi mi dedicherò a quello questa mattina, così almeno, e passo l'aspirapolvere, lavo, solite cose. Ragazze, sono viva. Sono tornata in realtà già da un po' di ore, solo che ho perso un sacco di tempo al telefono per delle cose un po' di lavoro, burocratiche, organizzarmi la prossima settimana e poi vabbè, ho fatto colazione come in parte avrete visto. Adesso devo mettere lo spray per la gola, è sempre il solito, e passo l'aspirapolvere al piano di sopra. Al piano di sotto e poi devo assolutamente fare lavatrice e asciugatrice perché e poi devo mettere a posto anche i vestiti in realtà, ma non ci sono ancora riuscita. Magari faccio prima queste cose, faccio partire lavatrice e asciugatrice nel mentre che vanno, cioè lavatrice, poi dopo asciugatrice, poi dopo un'altra lavatrice. Magari mentre vanno io
Mi sistemo i vestiti, così unisco l'utile al dilettevole, perché altrimenti se mi metto a fare prima i vestiti, la lavatrice la faccio poi prima di uscire, non mi va. Invece così finisce in tempo prima che vado via, tanto tra un'oretta devo andare via e la passo già in asciugatrice. Lavatrice fatta, scusate la faccia pietosa, ma questa è la verità dei video. Allora, cosa mi manca da fare? Anche perché mezz'ora al massimo devo uscire, devo portare su la roba di Riccardo con cui ha dormito stanotte, appunto perché stiamo dormendo divisi proprio per evitare che lui se la riprenda. Mi prendo vitamine che mi danno una mano, ragazzi, una grossa mano. Ve ne parlerò presto. E Madonna, sta candela è penosa, cioè veramente brutta. A parte che non lascia profumo, cioè se la annusi da spenta profuma, poi da accesa in casa non senti niente. Anche in ambienti piccoli abbiamo provato, ma. E poi soprattutto gli stoppini sono delicatissimi e si spezzano proprio dentro la cera. Cioè, infatti, il terzo non riusciamo più a recuperarlo. Abbiamo provato a scavare, ma. Quindi si sta sciogliendo solo da un lato. Infatti, la sto utilizzando qui per la cucina perché. Quindi vi dicevo, la sto utilizzando per. Questo tutte le volte devo usare le forbici per aprirlo, perché se no mi sradico le unghie. Ecco, appunto, lo richiudono, ma si può veramente, cioè non ce la posso fare. Comunque volevo dare una disinfettata generale alla cucina, perché comunque in questi giorni non occupandomi io della cucina, insomma, preferivo dagli una sgrassata a fondo, così poi fino a domani siamo di nuovo a posto. Mi lavo sti quattro piatti, poi tra mezz'ora devo partire e andare a prendere Alessandra. Speriamo che oggi abbia mangiato, che sia tranquilla, insomma. Anche perché non le sto troppo vicina per ovvi motivi, perché se si ammala lei domenica proprio salta. Io sono grande e grossa, mi copro, se non ho febbre è ancora fattibile, ma se si ammala lei si annulla tutto, è quello il problema. Quindi sto facendo di tutto, anche perché in realtà è tutto partito da lei, ragazze, quindi è stata male lei. Poi è stato male Riccardo e poi sono stata male io. Fede, tocchiamo ferro, non lo diciamo troppo forte, è l'unico che si ammala davvero poco. Lui, per fortuna, poi le ultime parole famose, infatti non bisogna mai dirle queste cose, però per ora è quello che ha gli anticorpi migliori della famiglia. Poi è vero che io sto sempre attenta a non stargli vicino, Riccardo anche, Ale essendo un po' più piccola. È più difficile non starle vicine, quindi ce lo attacca tutte le volte. Però vabbè,
Voilà, questo è a posto, scusate la vista della mia ascella, la biscottiera che tra l'altro volevo riempire, vediamo se ci stanno tutti i biscottini, così butto anche sto sacchetto. Sono in un periodo dove sono in fissa col fare fuori i pacchetti, sapete, no? Tipo comprare tutti i contenitori, mi piacerebbe, solo che per comprarli per ogni cosa veramente ci va un rene. Ah, dai. Niente, non ci stanno tutti. Ma proprio 4-5, però vabbè. Quando Ale ne vorrà, glieli do da qua così. Li faccio fuori. Ok, tutto bello ordinato. La candelina. E voilà. Adesso mi passo anche, cos'ho? 20 minuti di tempo. Pulisco anche di qua questo piattino. Carino. Ma già un po' stufato, però è molto carino. Poi la stampa dura. Io lo lavo anche con la spugna, col sapone. Questo qua era del sito Drawery. Che ha tutte cose, stampe particolari sui cuscini, sulle cose, tutte le cose da personalizzare. E boh, quindi. Tra l'altro mi hanno chiesto una collaborazione da poco, quindi dovrei solo scegliere delle cosine, così poi ve le faccio vedere, ma mi dimentico sempre. Ok, la cucina è pronta, cioè è pronta, è pulita. L'unica pecca di questo piatto è che crolla ogni 3x2. Quindi così. Passo anche la pezza bagnata di, cioè la pezza, lo straccio quello della Vileda che io adoro, adoro questo qua perché è un po' gommato e per fare i vetri è qualcosa di fantastico. Non serve per forza prendere il Vileda quello apposta per vetri. Anche questo va bene, anche perché io quello per vetri qui non lo trovo e quindi prendo questo qua, ma va benissimo anche questo per i vetri. E vi dicevo appunto che ho dei pacchetti di Amazon da impacchettare assolutamente perché oggi è l'ultima mattina dove non ho Alessandra, perché poi da domani è a casa, vero? Potrei farlo domani pomeriggio, però. Sinceramente mi toglierei il... Scusate, vi sto facendo venire proprio bene bene il mal di mare. Così chiudete questo video e vi liberate di me. Dappertutto. Scusatemi, ma sto facendo in frettissima perché so già che appena mi giro a guardare l'orologio è ora di uscire. Io sono ancora qua a disinfettare, a fare. Però almeno stasera se mi devo riposare sono tranquilla che... Ho dato una mano per quel che si può. Adesso, dopo che deve uscire, magari gli dico di prendere qualche piatto, diciamo semi pronto. Anche perché già ieri sera ha fatto il risotto e gli è venuto benissimo. Gli ho dato la ricetta e l'ha fatto lui. Però, poverino, già ci sono i bambini e tutto quanto. Stare anche lì dietro al risotto, sapete quanto è un po' da starci dietro. Quindi gli dirò di prendere qualcosa di più veloce da fare un po' così, chi se ne frega. E basta, ok, mi sento meglio, sento odore di... Sento poco, però ho pulito. E niente, adesso faccio questi pacchi qua perché ce li hanno commissionati appunto per chi non aveva Amazon, queste cose qua, perché non tutto si trova nei negozi, ragazze, quindi viva Amazon veramente. Una manna dal cielo, specialmente per... Scusate, specialmente per noi che abitiamo in montagna, no? E poi vabbè, i genitori, sapete, non tutti i nonni così sono da Amazon, sono tecnologici, quindi a volte ci chiedono giustamente un po' di supporto. Basta, quindi vado a fare un po' di pacchettini. Adesso prendo la carta regalo. E non ve li faccio vedere perché così ve li godete poi al vlog del compleanno. Know the way that you think about me, but I don't wanna know the truth.
I hear the things that they say about me, but I don't wanna know the truth. Don't you ever wanna run away? Don't you ever wanna walk away? Don't you ever wanna leave this place? 'Cause I need you when the day's gone. I would change for you. I would break, I break these walls too. And I would change just for you. I would change for you. And I would break, I break these walls too. I would change just for you. I can't get you out of my mind. Ragazze, allora sono tornata con Ale e ho terminato di sgrassare tutta casa, proprio avevo voglia di pulito, di disinfettato, e quindi ho fatto quello che sono riuscita a fare. Anche di qua ho riordinato tutto, ho pulito il divano, ho spolverato, ho aspirato e lavato i pavimenti, insomma vabbè, ho fatto tutto. Mi andava oggi, mi andava, e quindi eccoci qua. Mi aiuta anche un po' a reagire, ho dato una pulita e basta. Adesso ho aperto tutto, così c'è più luce. Fede e Ricky adesso arrivano, sono andati a fare un po' di spesa alla Coop. Mi ha già detto che ha un po', è un po' uscito, diciamo, dalla lista, perché comunque ha visto delle cose che mi piacciono e voleva tirarmi un po' su probabilmente. E poi in più questo weekend c'è anche Fede, oggi c'è Fede, e quindi voleva coccolarlo anche a lui un po' per quel weekend che è con noi. E basta, adesso Ale si è già cambiata, è stata bravissima, si è cambiata da sola, anche io mi sono già messa appunto il pigiamino, e cioè la tuta, e adesso niente, la vado a mettere a nanna, così mi stendo un po' anch'io, anche perché da stamattina che tra una cosa e l'altra non mi fermo, e se poi esagero stasera crollo. Visto che va lievemente meglio, conviene appunto che pian pianino, però oggi avevo proprio voglia di pulito, ho passato addirittura l'alcol, avevo proprio bisogno di sentire, sapete, no? Così, pulito, pulito. E basta. Questo è tutto. Ho già avvisato Riccardo che non deve più fare nulla. C'è già tutto fatto. La legna sarebbe da prendere, ma a questo punto la prenderà poi domani, anche perché è già andato a fare spesa. Io adesso metto su Ale a nanna, e poi se ce la faccio scendo e vi faccio vedere anche la... Lo svuota la spesa, vediamo i pasticci che ha combinato. Io vi dico solo che sono scesa e Fede e i miei ometti, perché mi ha detto che è da parte di tutti e due, però è arrivato lui così, tieni, io ma non me l'aspettavo, e non me li posso neanche spacciucchiare tutti per ringraziarli, però vabbè. Grazie amore. Prego. Non me l'aspettavo proprio, mi hanno scioccata. Infatti sei scesa così. Sono scesa. Ah, okay. Che bella. Dopo la metto nell'acqua. È proprio bella bella, poi bella aperta. Wow. Vabbè, grazie. Ho già detto grazie 15 volte. Poi Fede ha preso un regalino, lo posso far vedere, tanto non li guardo i video. Ha preso un regalino per il compleanno di domenica da lei da parte sua, quindi dobbiamo impacchettarlo se non lo vede. E là dentro ci sono tutti i pacchettini, li ho già fatti. La bacchetta, ora uso con la mia di Harry Potter, così ora... C'è la bacchetta di Masha in... E c'è anche una cosa di qua. Unicorno. E c'è una cosa di unicorno, che sapete che il compleanno è tutto a tema unicorno. Bene, adesso pausa, mi devo riprendere dalla Rosa e vi faccio vedere la spesa. La spesa. Abbiamo un po' di pane. Vuoi il pane a fette o il pane a fette? No, il pane a fette. Dai, mio macchio. Poi latte.
a lunga conservazione, 3 litri. Poi abbiamo, vabbè, farmacia, lasciamo perdere, non si mostrano queste cose. Mi sei contagiato? Ma perché col pane si inzuppa di più quello, il sugo del pomodoro. Carne di tacchino per i cani. Due pacchi di carta igienica colorata, e per fortuna c'era blu e non verde, perché verde è terribile. Ma l'altra volta c'era solo verde, quindi l'abbiamo più. No, è bruttissima, sembra la carta igienica degli ospedali. No, è orribile. Ma non c'è ospedale, vai. Dai, fammi finire, che devo ancora pranzare. Tagliolini all'uovo, ma un pacco solo, due. Ah, sono quali? Due pacchetti di... Ah no! Uno è tagliolini e uno è tagliatelle. Vabbè, abbiamo un po' di varietà. Tanto sono uguali, solo che uno è un po' più sottile e l'altro è un po' più spesso. Poi vi faccio mozzarella. Vedere mozzarella, perché mi serve. Ma ce n'è ancora uno in frigo, la prima tanto. Allora, non gli serve più. Granarolo mozzarella. Brioche nella Nutella. Dopo si spappolano e si attaccano tutte. Poi trita di bovino e suino per fare un ragù poi per le tagliatelle. Due mini coca-cola che ha preso per, dovevano essere per loro per pranzo. Poi Emmental a fettine. Buono questo. Poi abbiamo delle caramelle dure alla menta per la gola, per la gola. Crescenza della Coop. Bruchi della Haribo per la gola. Ah vabbè, sono idea di Fede, tanto quanto. Bruchi della Haribo. Poi abbiamo i gnocchetti soliti, che non sono i gnocchetti soliti, ma sono buonissimi lo stesso, della Giovanni Rana. No, perché quelli là soliti, quelli che vi faccio vedere sempre, sono buonissimi, hanno ma i Rana sicuramente sono buonissimi, perché lo so, però sono più cari, e quindi qualità prezzo io prendo sempre gli altri. Due pomodori cuore di bue, grazie. Mi servono perché mi fa il panino. Poi abbiamo dei... Li ha presi Fede, i cuori di bue, ci tiene a farvelo sapere. Poi tramezzini, pane e amore. Prosciutto, cotto e formaggio, tutti e due, perché in realtà dovevano pranzare fuori alla veloce, perché sono le tre. Tra una cosa e l'altra, però dovevamo passare al supermercato e quindi... sottilette, fettine di sottiletta. Fettine di sottiletta, succhi di frutta, sempre pesche e mango, quelli dell'altra volta, due confezioni. Anche quelli li ha presi Fede. Anche quelli li ha presi Fede. Io dai. Sì, ma adesso abbiamo finito la salsa cocktail. No, abbiamo preso pure quelli. Ah, pure... Zitto! E vabbè, era l'euforia. Manzancolle tropicali sgusciate e scottate, quindi queste qua sono già mezze cotte. Ah, ma queste sono quelle grandi che fanno gli spiedini al giappo, e questi qua invece sono i gamberetti. No. Ah, capito. Io l'ho detto, ho preso un colore. Gamberi indo-pacifici, sono pacifici, almeno loro, meno male. È un giramento di... Ma no. Allora questi devo rimettere in freezer? Sì. Mamma mia, ti ho visto darti un sportellato in no, faccia. Ormai c'ho la mira io. Esatto, ultime parole famose. Poi abbiamo prosciutto cotto e mortadella Fede. Lo faccio io. Hai fatto tu? Mortadella coi pistacchi, perché a Fede piace tanto. A te no, vero? Orsetti d'oro.
fai finta di niente. Orsetti d'oro, di chi sono gli orsetti d'oro? Sono i miei. Poi Pringles. Questo? Hai capito perché non me lo devi portare? No, non te lo portare più. Poi yogurtini di Super Mario alla fragola. Mario. Super Mario Time. Poi abbiamo altri tramezzini al salame Milano. Chissà anche questi di chi sono. Salsa cocktail per i gamberetti. Altri yogurtini di Super Mario. E mega piadina, bella questa. L'ho presa io. Non l'avevo mai vista questa marca, mi ispira. Floriana, la piadina romagnola IGP alla riminese. Oh, mi sento a casa. Ma vuoi la mollica o la levo? No, no, lascia, lascia. Che lei? Me l'ha rubato un pezzettino. E basta, questo è tutto ragazze, vado a mangiare. Acqua. Due casse d'acqua.